Ma questo cambia tutto. Ma questo cambia tutto. E quello giustamente non ha sentito. Oh no, ha sentito tutto. Ah! Hia! Oh, ne ho sentito un altro. Oh, sono due. Questo è barare. Questo è barare, ragazzi. Ix. Poca vita. Forse dovrei utilizzare veramente quell'iniettore di salute. Anche se in realtà confido nelle mie abilità. Figurati se non, se no andiamo in caduta libera l'unica volta che usiamo un ascensore. Sto andando in giù, non in su. Yay, verso l'inferno. Dovrei proseguire in solitaria. Yay. Giungere alla torre di guardia. Mi sono allungato la strada. Yay. Oddio. Ci tengono i veri matti là sotto. Ci tengono i veri matti là sotto. Quindi dovrò picchiare anche gli esseri umani. Yay. Omicidio, sto arrivando. Forse omicidio un po' meno sto arrivando. Arrivo in maniera molto 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 silenziosa. Tehe. Sono solo un prigioniero ingiustamente incarcerato. Non c'entro niente qui, lasciatemi in pace, per favore. Sono solo un pochino sbadato alla guida. E quindi sono atterrato per sbaglio su un pianeta. In realtà non è un pianeta, è un satellite di Giove. Sul quale non sarei dovuto atterrare. E quindi mi hanno incarcerato perché non so guidare, piuttosto che rimuovermi i cazzo di punti dalla patente come si fa in ogni paese civile. Mannaggia a te. Mi hanno incarcerato, manco avessi investito qualcuno. Oh, chi? Oh! Non è coso! Pettinatura strana. Ah, no. Chi è che ha chiamato il mio nome? E poi mi sembrava fosse Oddio, questo gli ha... Cioè, tutto quello che si poteva amputare gliel'hanno amputato, praticamente. Così come... Ah, no, questo c'ha ancora la testa, per fortuna. Almeno ha potuto soffrire fino alla fine. Gli hanno dato quel beneficio. Convertitore di energia... Che sarebbe? Chi è che ha detto Jacob? Vendute e in cambio di buoni. Perfetto. La vedo brutta. Jumpscare tra 3, 2, 1. Jumpscare. Buia! No? Ah, qui non me la... cosa ho sentito? Qui non me la racconti giusta, amico mio. Qui non me la racconti per niente giusta. Oh, dovrei entrare qua dentro. Oh, cosa c'è lì? Buoni Calisto. Beh, siamo 27 buoni pasto. Possiamo comprarci non solo una merendina, ma perfino la bibitina al gusto di piscio. Yay! Buono. Buona la pipì. Buona. Vero? Cos'ho? Le allucinazioni. Beh, ci tengono proprio i veri matti. Solo un matto si pulirebbe con quella carta igienica. Oh, c'è qualcosa qui. Non devo... Devo fare qualcosa, devo romperla. Cosa? È palesemente un oggetto importante questo. No, non ci devo interagire. Cioè, guardate, devo interagirci. Ah, devo premere triangolo. Ok. Ora è più chiaro. Devo premere triangolo. Ah, molto più chiaro. Ma quindi quando lo butto a terra posso calpestarlo? Ma non ho visto, cioè, non ho buttato ancora a terra nessuno. Magari li posso calpestare. Dai, mi devo per forza spaventare. Deve arrivare il jumpscare. È troppo tranquillo. Poi ho visto il mostro che... Cioè, il mostro non l'ho visto, però ho visto qualcuno trascinare il cadavere dentro le ventole, quindi... La vedo brutta... Oh, qualcuno lì sta morendo. No, no, è uno Zumba. Oh, figlio di troia. Calpestalo. Uè! Oh, quindi questo esce dai... Prodotti di reazione. No, questo non si calpesta. Questo è... fa parte dell'ambiente. Mi sa che uscirà da qui. Nara. Ok, questo non si rompe. Pensavo si rompesse. È entrato nei condotti di reazione, quindi suppongo che uscirà dai condotti di reazione. Niente? Niente? Non vuoi spaventarmi? Non vuoi uccidermi? Cioè sì, vuoi uccidermi, ne sono sicuro, però... Non vuoi prima spaventarmi per bene? No. Ok, lo accetto. Lo apprezzo. Che altro? Non mi fido. So che comparirai adesso. Mentre provo ad aprire le porte. Sì, arriverà da dietro. Oh, ho sentito qualcosa dietro di me. No, esci da qui. Esci da qui. No. Sta arrivando qualcuno dietro di me. Lo sentiamo. Dai, si sente. Lo sento. Ma cazzo sto sentendo? Ah, dall'altra parte della porta. Ok, amico mio. Beh, se non mi arrivi da dietro... Da qualche parte dovrai pure arrivare, no? Oh,
A posto? Tutti felici? Porca troia. Bello morire guardando la torcia. No. Uccidiamo. Quel coso. Ma che sta succedendo? Io ne ho già uccisi tre. Non so tu, ma io ne ho già uccisi. C'è qualcosa di importante qui. C'è qualcosa di importantissimo qui. Ma neanche un minigioco mi dai. Così proprio. Alla povera. Iniettore di salute. Sai cosa? Usiamone uno. Snip snip. Ah, che buona la gioga. Che buona! Quanto è buona la gioca, ragazzi! No, non vi drogate, sto scherzando. Mai usare droghe. Già sono contrario a fumare, ma le droghe ancora peggio. Cioè, ci sono modi più facili per suicidarsi, per accorciarsi la vita, delle sigarette. Se proprio ci tenete. Cos'è? Cos'è sto rumore? Sta per uscire. Da sopra, da lì. Ah, non mi freghi, so che uscire da lì, bastardo. No? Ok. Uscirà da lì, per forza, mentre si chiuderanno le porte. No! Allora cadrà nell'ascensore. No. Salterà nell'ascensore. È da quel... troppo facile. La tua dimensione potrebbe anche farci comodo. C'è un deposito di armi. Ottimo posto per fare scorta. Ah, allora apri dietro. Però le unità di sicurezza sono di tipo online. Yay! E che vuol dire? Che vuol dire che sono nei guai. Sono nei guai. Oh, spavento? No? Niente spavento? Oh! Cenetta? No, non siamo in pelle. Uso le pale. Oh, porca puttana. Area sgombra. Procedere al settore medico. Chiaro. Vuol dire che questi qua non li posso prendere a sprangate. E me l'ha dimostrato il ragazzo provandoci due volte. Il che vuol dire che sono abbastanza immortali e li dovrò eludere in maniera molto, molto cauta. Perché se mi beccano... Piu piu! Addio cervellino! Oh! Ma, con tutto il rispetto, robottini, non è che potete magari aiutarmi con questo problema di zomba? Di zomba? Beh, biofagi, scusate. Io li chiamo zombie. Ah, ecco qua. Non riuscivo a capire dove cazzo dovevo andare. Dove cazzo dovessi andare, scusate, l'italiano corretto. Oh, amico! Na. Non posso non tracciarci. I sistemi di sicurezza sono danneggiati come l'ascensore di prima. Resta fuori dalla loro visuale e cerca di superarle di soppiatto. Yay! E si parte in modalità sneaky sneaky. Dai. Suggerimento, non farti vedere. Beh, diciamo che una cosa così la immaginavo. Tan 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 tan. Tu non vedi niente. Ah, sei proprio stupido. Stupida scatola di latta. No, dici? Hai visto cosa hanno fatto a quegli altri due deficienti? Tan 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 tan. Tan 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 tan. Oh, mi ha visto. No, mi ha visto. Ah! Via. Sembra molto arrapato. Arrapato, veramente. Non vede l'ora di infilarmi quella roba su per il sedere. No. Nessun movimento rilevato. Oh, è tornato in modalità tranquillo. Via. Tu. Adios, mon ami. Già sono il maestro dell'evasion. Sono il più grande evasore di prigione. Oh, cos'è sta roba? Registrazione automatica di chi? Oh. No, non mi interessa adesso. Ora sono un pochino nei guai. Nel caso non te ne fossi accorto, Mi sta ancora seguendo il robottino. Non so se è la stanza giusta, ma spero proprio che lo sia. Anche perché tornare indietro dove c'era quel robottino incazzato non vorrei proprio farlo. Ah! Devo cercare un fusibile. No, ok, devo aprire quella porta lì. Ok, no, io stavo guardando il coso, ho visto lì il forzerino e mi sembrava una cosa molto interessante. Oh, ne arriva un altro! Oh! Cosa ho sentito? Oh! Allora, sei tu che ti stai muovendo così, a cavolo. Coso, l'hai già fatto esplodere la testa? Dubito che ci sia altro da fare. Qui posso aprire? Che cosa c'è qua dentro?
Ah, devo premere X. No, 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 come non detto. Kia! Clappa ting! Oh, dude, cosa? Chi? Dove? Quando? Cos'è sta roba? Scherzando. Era un inganno della catrega. Non ci ho guadagnato niente. Dai, ho solo perso della vita. Che tristezza. Quindi adesso come faccio a prevedere quale devo aprire e quale no? Mi sembra il caso. Ma porca troia. Ho perso vita, senza guadagnarci niente in cambio. Ma porca troia. Adesso dove devo andare? Qua. No, non si apre. Ma porca troia. Oh, qui si apre. Ok, come non detto, ritiro il mio porca troia per usarlo più in là. Terapia intensiva M109. Robottino mio, tu non stai vedendo niente, mi raccomando. Resta amichevole. Così come io voglio bene te, tu devi voler bene a me. Che ne dici? Oh! Signor chirurgo, ci sono posizioni più comode per morire. Voglio dire, bruciare l'inferno in quella posizione non è proprio la comodità. Cosa hai visto? Non c'è niente, ma smettila, stai zitto. So io come si gioca qui, io sono un professionista dello sneaking. Io ho sempre giocato in modalità Khajiit Sneaky Sneaky Biki. Salvataggio. Dove sono? Qua. Che cosa c'è qua? Del succo verde. Non mi piace. Perché sa di schifo. Sa di gel lubrificante. Lubrificante per cosa? Non lo ve lo dico. Posso schiacciarti? No, non posso schiacciarti. Anche questo, poveretto. Tutto quello che potevate staccare gliel'avete staccato. Meno che il pipino. Almeno gli avete lasciato un po' di dignità. Oh, devo andare lì. Yuppi! Jumpscare tra 3, 2, 1. Niente. Ma scusate. Ci sono tutti quei robottini cattivi, cattivi, arrabbiati. Arrapati, scusate. E mi state a dire che questi mostri sta... Ma sono tornato all'inizio. Ma vaffanculo. Mi state a dire che questi robottini non ce l'hanno fatta a, come dire, a salvare l'umanità da questa piaga di necromorfi, di biofaggi, di biofaggigini, di biofagiolini. Su serio, siete proprio stupidi robottini. Devo trovare un fusibile, ma dove lo trovo? Terapia intensiva M109. Mi pare di essere stato qui. Ok, qui c'era il succo verde e ci sono. Devo trovare un fusibile, ma dove cazzo lo trovo? Qua? O qua lo trovo? Ah, devo staccare un fusibile da qui probabilmente. Perché? Era sbloccata. Era già sbloccata. Cos'è? Stai aprendo le porte per il robot? Vuoi forse farti uccidere? Ok, qui c'era il dottore morto. Ci sono. Ok, qui ci sono passato. Ok. Il fusibile. Dove cazzo lo trovo? Madonna, è un labirinto sto posto. Oh! Ah, sei tu, ma vaffanculo, va. Posso staccarlo sto coso, il fusibile. Oh, ecco qua, una scatola verde. Probabilmente c'è un fusibile qua dentro. Premo triangolo pure io. Ah, questo aveva l'aspetto di un fusibile. Ok, fusibile cancello. Cosa? Chi, dove e quando? Devo mettere il fusibile qua. Mamma mia. Potevate renderlo un po' più visibile col fusibile, non credete? Madonna, come hai tirato quella leva? Mi è sembrato di essere stato attaccato da qualcosa. Oh! Oh! Oi, 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 no, 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 no! Amico mio! Ha! Ha! Watapang! Fatti sotto, fratello! Hada! Watata! Shklapat! Dai, bastardo! Shklapatung! Padabam! Fuori dai coglioni! Sono troppo forte per te! Droga, datemi la droga! Sì, sì, sono un tossico di merda. Ok, adesso dove devo andare? Ma vi rendete conto che neanche le fiamme puliscono questi bastardi? Sono immuni pure alle fiamme. Oppure li fanno solo arrabbiare di più. In ogni caso sono fregato. Controllo sicurezza M125. Ottimo, direi. Cioè, nessuno ha sentito questo allarme? Confinamento scritto sugli schermi? Nessuno è stato in grado di, diciamo, captare il pericolo? Salute? No! Ho sprecato il kit medico quando c'era la salute qui. Cambiamento. Non temetelo. Solo cambiando possiamo crescere. Ma va, fangulo! Diventare la migliore versione di noi stessi. Certo. Può essere difficile, ma è necessario.
Ma tu lo sai che la morte non è... non può essere proprio considerata cambiamento. Lo sai. Anche perché, voglio dire, se io muoio non partecipo al cambiamento, quindi sotto quale aspetto questo cambiamento sarebbe positivo, visto che tutti stanno morendo, mister cambiamento? Cambiamento positivo per chi? Per quelli che rimangono dopo? Ma a me che cazzo me ne frega di chi rimane dopo se io sono morto? Voglio dire, un po' di egoismo è necessario. È così che ci ha cresciuti madre natura, è così che ci ha programmati a pensare principalmente a noi stessi. Quindi perché dovrei partecipare a sto tuo cambiamento de merda? Illustrami un po' la tua ideologia. Perché non partecipi tu al cambiamento, mister direttore? Perché non ti fai ammazzare tu da questi schifosi? Quelle cose stanno peggiorando, dove sei? Non lo so neanch'io, onestamente. Oh, ecco qua. Te lo direi. Ti stai avvicinando, procedi così. Ma come cazzo fai a sapere che mi sto avvicinando? Non so neanche io dove sto andando. Sto solo attraversando dei condotti dell'aria per poi finire... dove? Ok, stavolta mi spaventano, guardate. Stavolta mi spaventano. Oh! 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 No, stavolta mi spaventano. No, perché ti stai girando? Ma sei mongolo, sei. Tan. No, stavolta mi spaventano, ma lo sento proprio. Preparatevi, vi avverto, stavolta mi spavento, sono proprio ruttini, eh. No. È quel tipo che sta ruttando. Oh! Oh! Oh, sono in due. No, ragazzi, questo è barare. Via. Ah! Non mi avrete mai. Oh, mi avranno vivo, mi avranno. Oh, donna mia! Coso? Sei mostro. Fatti sotto, figlio di troia. Vieni. Wow! Con le spalle, aspetta. Via. Oh, porca troia. Oh, uccidi questo. Ok, ora siamo uno contro uno, figlio di troia. Vieni qua. Ah, stai. Vieni qua, pezzo di merda. Dove cazzo vai? Bastardo. Prossima volta tocca a te, ti avverto. No, dovevo perquisire il suo corpo, è vero. Scusate se torno indietro, ma magari trovo un po' di cura. Non vorrei sprecare, visto che sono incapace. Sì, comunque a quanto pare mi attaccano anche se sono due contro uno. È una cosa abbastanza... Buoni Calisto! Ma vaffanculo, io volevo un po' di cura. Non ci faccio niente con i tuoi buoni pasto se sono morto. Strisciamo come dei vermi. Che novità. Ci aveva detto l'agente di polizia. Oh, quella sembra una bella arma. Dimmi che la posso raccogliere. Non ho trovato niente. Il deposito era già stato saccheggiato. C'è solo un manganello. Sembra rotto questo manganello. Un manganello elettrico, sì. Gli affari fanno. Ah no, funziona. Ne avremo bisogno. È una spada laser. Che la forza sia con te, Jacob. Aha! Interesting. Ascolta, sei quasi alla torre di guardia. Io sono già dovuto entrare, ma era vuoto. Non avrai problemi. Ci vediamo dall'altra parte. Sì. Va bene. Quindi niente armi? Una brutta storia, però dai, abbiamo guadagnato questo che sembrerebbe più forte. Bloccata. Che cosa intendi dire? Come la sblocco? Sono un po' stupido io, ve l'ho sempre detto. Qui. Dimmi che basta premere un pulsante. Bip. Che sistema di sicurezza all'avanguardia, basta premere un tasto per aprire tutto. Oh, sento ancora quello ruttare. Oh, bastardo figlio di troia. Oh! Vieni qua. Vieni qua, pezzo di merda. Ti decapito. Ah. Guarda. Vieni qua. Ma non è cambiato niente. Pensavo fosse più forte. Picchia. Che aspetti? Ok, sono un pochino morto, diciamo. Mi dai niente? Buoni Calisto, ti ho detto, non ci guadagno niente se sono morto. Guarda quanta vita ho. Non ho niente vita. Sto morendo. Non ho kit medici? Non ho niente. Oh, non è un buon rumore. Non è affatto un buon rumore quello. Stavo dicendo, è la stessa roba di prima. Pensavo fosse un'arma più potente, invece no. La stessa roba di prima. Semplicemente ha un aspetto diverso. È più chic. Ma fa lo stesso danno di prima. Comunque 18 manganellate devo sparare per uccidere qualcuno. Non è una cosa bella. Mi ha detto che è un manganello elettrico, però l'elettricità non l'ho vista. Ho visto solo Spartapung, Scrapatung. Che non è una cosa bella. Sono vivo? Quasi.
Insomma, sono semivivo. Anche il mio personaggio proprio è... Ci sei quasi? Beh, abbiamo solo un altro corridoio infuocato da attraversare, poi. Oh, kit medico! Oh, 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 oh! Perché? Perché l'aspetto di iniezione per l'asma? Sembra un'iniezione di corticosteroidi. Ah, non rischio di andare in overdose. Ah, ne hai lasciato una gocciolina verde dentro. Cos'ho? Hai lasciato una gocciolina verde? Non si spreca niente. Magari ci avrei guadagnato un'altra sbarretta. Stupido stronzo. Non posso uccidere in maniera silenziosa, scusami. Se mi avvicino in maniera silenziosissima dietro di loro. Ma se no a cosa serve sneakare? Solo per superare certi... Oh sì, mi sa di sì. Mi sa di sì. Vediamo. Possiamo premere per uccidere in maniera silenziosa? Oh sì sì sì. Oh sì sì sì. Ma questo cambia tutto. Ma questo cambia tutto. E quello giustamente non ha sentito. Oh no, ha sentito tutto. Ha! Ia! Quando? Oh, ne ho sentito un altro. Oh, sono due, sono due. Questo è barare. Questo è barare, ragazzi. Oh! Oh, sì, proprio così. Proprio così. L'altro, l'altro, l'altro. In guardia. Dove arriva l'altro? C'è qualcun altro? Ah. Ma dove, quanti siete? Ma quanti siete? Bastardi. Cosa stai facendo tu? Stai facendo jogging. Ah, sì, copro così. Mi piace, la Excalibur. Vieni qua. Tu sei quello che era nei condotti dell'aria prima. Ah, bastardo, mi hai tirato un pugno. Vieni qua, vieni qua. Sì, sì, sì. Pezzo di merda. Qualcun altro? Qualcun altro vuole questo manganello in bocca? E non parlo del mio manganello. Di quello che ho in mani parlo. So che qualcuno di voi potrebbe essere, come dire, attirato dall'altro manganello. Non è quello che intendevo. Pezzenti pervertiti. Oh, salute, alla grande, quello che volevo. Di là? No, mi sa che devo andare anche di qua, sapete? Perché è di qua che si trova la torre di guardia. Ah no, sono tornato dove ero all'inizio. Ok, sono tornato dove ero prima. Mi si è rotto l'ascensore, ho capito. Quindi devo tornare indietro, su per le scale. Ci sono, ci sono. Ci fui, ci fui, ci fui. Oh, c'è qualcosa là dentro? Oh sì che c'è qualcosa qua dentro. Elias Porter. Nuova registrazione, l'intuizione di Elias Porter. Così intelligente questo Elias da ascoltare? Punto interrogativo. Dovrei forse ascoltare un galeotto? Punto interrogativo. Lui è stato incarcerato per un motivo. Io senza motivo. Ve lo devo ricordare. Vabbè, almeno è realistico, perché se accoltello qualcuno, gli altri se ne accorgono. Fatti sotto. Aia! Non funziona. Pensavo che almeno con la scarica elettrica funzionasse. Mi sbagliavo di grosso. Che anomalia. Che anomalia? A me sembra tutto a posto, tutto in ordine. Sono tornato nella mia cella. Niente? Ho sbagliato strada. Ah, porca mannaggia. Capisce un cazzo qui, eh. Lo devo ammettere. Andare di qua? Bloccata. Che cazzo devo fare, ragazzi? Mi sono perso. Ah, stupido labirinto. Andare di là magari? Ah sì, questo non l'ho visto prima effettivamente. Eh sì, devo andare di qua. Devo andare di qui. Poi? Tasto! C'è un tasto da premere, Frank. Premi tutto. Speriamo di non cadere di nuovo in caduta libera. Magari, magari stavolta un po' più di fortuna. No, stavolta saliamo, beh, è andata bene. Arriviamo alla sala da ballo? No. Mai una gioia. Ce ne sono troppi. No, ci penso io. Ok, vi mando la squadra 9. Yay! La squadra 9 è sterminata, signore. Ahahah. Le posizioni. Impossibile, retrocediamo. Oh, è il mio amico di prima. Allora attivate tutte le unità tattiche. Sparate a vista. Ripeto, sparate a vista. Ottimo ordine. Signore, così. Non sembra fregargliene così. Dico che mi prende da dietro. Sai che mi prende da dietro? Ah! Immaginavo. Tu. Io. Come cazzo sei entrato qui? Beh. Ho tempo per le stronzate. Ho tagliato due cavi e... Ho usato due ascensori. Niente di che. Tutti schianti qui. Esatto. Subito dopo va tutto a puttane. Così pare. Oh, 5-2. Secondo. Che cos'è?
Il suo guanto praticamente è come il guanto della telecinesi di Dead Space. L'unica sfiga è che c'è la persona sbagliata, cioè non io. Perché il direttore mi vuole vivo? Il direttore mi vuole vivo, amico! Ah! Questo è il mio re, tienitelo! Oh! E ora come la mettiamo? Eh sì! Oh! L'ha ucciso! Alla grande! Cosa, sei sicuro che siano morti questi? Sei sicuro che siano morti? Io mi assicurerei. Yay! Che è volato via da una finestra. Era qui. E qui così lo hanno ucciso. Sei sopravvissuto a questa caduta, veramente. In realtà potrebbe essere sopravvissuto, magari cadendo, usato il guanto di forza per volare all'indietro. Usando il rinculo della caduta. Può darsi. Buono a sapersi. Però. Le punte te finisce a chi? Grazie gente per avermi guardato fin qui, ci vediamo nella prossima puntata di Callisto Protocol. Carino, mi piace. Più che altro, la mia critica personale è che Dead Space faceva paura. Ok, c'era il guanto di forza, e comunque c'erano le armi da fuoco, ma i nemici non dovevano avvicinarsi a te. Il fatto che i nemici non possono avvicinarsi a te crea, il fatto di dover mantenere a distanza crea quella tensione tipica dei giochi horror, stile Resident Evil, stile Dead Space, per l'appunto Silent Hill e così via. Ma in realtà Silent Hill alcuni si possono usare le armi corpo a corpo. Questo fatto di poter utilizzare il combattimento corpo a corpo, anzi di incentrare, al momento non ho ancora armi da fuoco, quindi di incentrare il combattimento sul corpo a corpo, specialmente nella fase iniziale del gioco, leva quell'atmosfera iniziale, quella tensione iniziale del gioco, quindi non è proprio atmosfera che fa paura come Dead Space. Dead Space si crea una tensione, cioè vi dico, io non riuscivo neanche a guardare i cosi, neanche i video, i gameplay, e questo qui non fa molta paura, purtroppo, devo dirlo, mi dispiace dirlo, sì è disgustoso dal lato visivo, gore, budella, robe così, è molto disgustoso, forse anche di più di Dead Space, ma dal punto di vista tensione e paura non crea tutta quella atmosfera tipica di Dead Space, ma per il resto è un gioco abbastanza carino, quindi penso di portarlo fino alla fine. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con i commenti, ditemi pure se non vi piace, assolutamente ascolto tutte le vostre osservazioni, quindi salutiamoci qui gente, mi auguro di vedere nella prossima puntata e al prossimo video, vi auguro una bellissima serata e bella bella!